sull'ambiente, una conferenza diversa qua nel contesto di una manifestazione dal taglio scientifico, dal taglio accademico. Parliamo di sport e ambiente, lo facciamo con Arturo Mazzoni, che è il presidente del Club Alpino Italiano, la sezione di Ravenna, e con Matteo Girotti, che è un istruttore nazionale per l'alpinismo giovanile. Ecco, partiamo con Mazzoni, vogliamo raccontare un po' le vostre attività, insomma, cosa fate, la vostra storia? Ma tanto diciamo che noi sono 35 anni che siamo a Ravenna come club alpino, e per una società diciamo di alpinismo essere qui in pianura non è sempre facile, però oggi certo. Contiamo circa 550 soci, che insomma penso che sia già un buon numero. Come club alpino qui a Ravenna, come sezione, facciamo un po' tutte le attività tipiche del club alpino, quindi dall'alpinismo, abbiamo una scuola di roccia, una scuola intersezionale, però è una scuola di roccia importante, facciamo corsi di escursionismo, di sci alpinismo e diciamo di speleologia, abbiamo anche un bel gruppo di speleologia. Poi penso, secondo me, uno dei fiori all'occhiello è l'alpinismo giovanile, che Matteo Girotti è un istruttore nazionale, probabilmente adesso vi racconterà qualcosa di questo, che ritengo che sia il nostro fiore all'occhiello come sezione. Beh, io ringrazio Arturo, comunque ecco, credo che sia una delle attività, ma soprattutto esprime come il CAI abbia un progetto educativo, non faccia solo attività, no? Faccia proprio esperienze di crescita attraverso una palestra che è la montagna. Una palestra che offre versanti degli stessi monti che possono avere pendenze più facili, meno facili, come la vita stessa. Quindi è quello che noi cerchiamo di inculcare ai ragazzi. Fanno esperienze, fanno tutte le attività, fanno esperienze di tenda, di grotta, di arrampicata, di ghiaccio. Abbiamo avuto l'onore e l'onere, diciamo, di portare due ragazzi nel 2013, pur essendo una sezione di mare, in cima all'Ararat, in Armenia, per i 150 anni del Club Alpino Nazionale. Quindi è stata anche una dimostrazione di capacità tecniche, ma soprattutto vorrei valutare l'aspetto educativo, perché in un sistema sociale dove la velocità vince, il fatto di andare piano e di aiutarsi con dei valori come la solidarietà, la crescita, non spaventarsi del timore e rilanciare il coraggio, come gruppo e non solo come individui, credo che sia un messaggio che la natura insegna. Rapportarla all'attività è il fiore all'occhiello forse per questo, perché i ragazzi imparano a recuperare quella fatica che spesso viene dimenticata e che fa parte della vita stessa, oltre che della montagna. Grazie al CAI, sezione di Ravenna, e fare i conti con l'ambiente 2015.